Tutto cambia, come dice una canzone. Io credo che il problema sia di impegnarci per riportare il Partito Democratico ad avere un profilo più netto, più radicale, di sinistra. Propongo che si costituisca un'area socialista dentro il Partito Democratico, che dia battaglia al Congresso, che avanzi le proprie idee, le proprie proposte, anche programmatiche. Quindi niente, niente fermo, niente statico. Renzi ha rappresentato un elemento di rottura importante, per tanti aspetti anche positivo, è impegnato in un'azione di governo che ha dato anche qui segnali interessanti, secondo me però dovremmo fare di più, non fermarci ad un riformismo debole e ad una rottamazione che arretra un po' troppo di fronte alle oligarchie del potere, questo mi pare il punto fondamentale. Le ultime elezioni stanno a dimostrare che puntare verso il centrodestra, non serve, perché rischiamo di perdere laddove un partito di sinistra deve avere il suo radicamento tra i ceti popolari, nella classe media, tra i lavoratori, tra le pensioni basse, l'IVA a reddito basso, le persone emarginate, prima di tutto i giovani disoccupati. Questo deve essere il nostro punto sociale di riferimento, e a questo mondo noi bisogna parlare con politiche più robuste e anche con azioni simboliche più robuste. La nostra gente è stufa di tante ingiustizie, di tanti privilegi. Dovremmo su questo essere in grado di dare qualche segnale in più. Nel PD, si propone a questo punto uno scontro tutto toscano fra lei e Renzi. Eh beh, non è colpa mia se si propone questo scontro. Altre volte gli scontri sono stati romani, qualche altra volta piemontesi, altre volte sono stati tra città italiane e regioni. Sì, questa volta sarà così, ma penso che non saremo solo in due a candidarsi, insomma.